Allora, ragazzi, chiacchierando con mia moglie, siamo giunti ad una conclusione. Fattore camper non va bene per noi. Allora, io ho deciso di non comprare il camper e di non comprare il furgone, ma di comprare un furgone 9 posti. Perché? Ve lo spiego subito il motivo. Si trova sempre infiltrati, roba varia da sistemare, troppe giunture, vibrazioni, ballamento, quello e quell'altro, lo sappiamo tutti il camper a che cosa è soggetto. Pesanti, quindi balestre, tutto bello appiattito, sistemate tutto. E in più, cioè, e pro, abbiamo solamente un passaggio di proprietà praticamente irrisorio, che sono 200-220 euro, e un'assicurazione intorno ai 250-300 euro l'anno, e quindi quello è una nota a favore. A sfavore poi ci sono i blocchi della circolazione, i problemi che incontriamo tante volte quando andiamo in alcune città storiche tipo Firenze, Venezia, queste cose qua, possiamo incontrare qualche problema, Roma, quello che sia. Quando andiamo nelle zone turistiche al mare l'estate pure incontriamo problemi a livello di vieti per camper, che siano più o meno giusti, non ci interessa. E insomma, tutte queste menate qua. E in più il fatto che io non faccio una vita da camperista così a lungo termine, nel senso non esco più come una volta, che magari stavo mesi e mesi e mesi da full timer, da maggio a settembre, parcheggiato in zona litorale o giravo in zona litorale, quindi facevo il full timer per 5-6 mesi come una volta. Non lo faccio più. Campeggi non se ne parla più. Il furgone sarebbe la cosa migliore da fare, perché mi divertirei a costruirlo, però passaggio di proprietà a parte, c'è un'assicurazione proibitiva. Si parla di 800.000 euro l'anno d'assicurazione, perché è un furgone trasporto cose, quindi io partirei dalla 14ª classe, perché non ho classe di merito per i furgoni, e comunque sono comunque costosi. Il 9 posti ha la stessa motrice di tutti gli altri, quindi è comunque un camion, un furgone 2005 turbo diesel, 2003, 2008, quello che ci trovi, però il 9 posti si porta con patente B, e in più puoi crearci la camperizzazione amovibile non fissa. Quindi facciamo dei mobili ad incasso. In questo modo lo facciamo modulabile, nel senso che posso creare solo la cucina, posso creare solo il letto, posso creare mezzo e mezzo, posso mettere sedili e mezza cosa. Insomma, creare la modulabilità in maniera che posso fare la qualunque, che portare cose, trasportare persone, valigie, se voglio andare in viaggio 5-6 persone, se voglio andare a prendere mio figlio in Germania e portarlo indietro con la ragazza, con le valigie nostre, come portare i cani e tutto quanto, fare camper, quindi svuotarlo e dormirci dentro 2-3 giorni e girare magari l'Italia una settimana a cazzeggiare. Ovviamente ci sono dei compromessi. Non avremo la cabina bagno, e non avremo la dinette stracomoda, non avremo acqua per i rubinetti a iosa e quant'altro. È un da studiarci sopra come creare qualcosa. Questa schiena va sempre peggio, ragazzi. Una giornata fantastica, oggi voliamo con il drone, no? Allora, ho lasciato mia moglie al poliambulatorio perché non si può parcheggiare all'interno e me l'hanno fatto solamente accompagnare. Ora stiamo uscendo di nuovo dalla struttura ospedaliera. Ci troviamo a Tre Bisacce. Voglio fare un piccolo range test, non dentro l'acqua, perché so benissimo che arriverei a 5-6 km già fatte questi test con l'Air 1. Con l'Air 1 in FCC ovviamente, però in Wi-Fi FCC, io sono arrivato a 5 km e 6, se non sbaglio. Il mare oggi
è in c***o. Allora, forse voi dal cellulare non ve ne state rendendo conto perché non conoscete la zona e non avete termini di paragone a livello di proporzioni. Vi garantisco che queste onde sono ben più alte dei 2 metri. Allora ragazzi, niente, range test non fallito, interrotto, perché non ho avuto nessun problema a livello di segnale. Ho avuto problemi di allerta vento forte perché ero a 110 metri d'altezza. Perché ero a 110 metri d'altezza? Questo mare, che sembra dal video non chissà cosa, vi posso garantire che c'ha una, chiamiamola, polverizzazione d'acqua di almeno 20 metri, 25 metri sul livello del mare. Cioè vuol dire che c'è una nuvola di micro particelle, di bollicine, di salsedine. A me non è che mi interessa tanto l'acqua, come sapete, ma la salsedine sì, quella si infila dappertutto e è corrosiva. Quindi, per evitare un problema anche a livello di sensori, no? Di sensoristica, mi sono alzato un po' di quota, anche perché un range test 110-120 metri d'altezza è meglio, perché il segnale è sicuramente più pulito. Però niente, vento troppo forte, quindi non era il, era impossibile attivare con il vento troppo forte il ritorno a casa automatico. Allora ho detto stop, se con vento troppo forte non si può attivare il ritorno a casa automatico, nel momento in cui io vado a fare il range test e perdo il segnale non mi torno a casa. Quindi che faccio poi? Me ne metto io a farmi 6 km andando verso le campagne a vedere dove sta, se è sull'acqua, fuori dall'acqua. E mi sono fermato a 3 chilometri e 4, 3 chilometri e mezzo se non mi sbaglio di distanza. Volavo sull'acqua, volavo sul mare,
Però non ho fatto lo screen. Poi mi sono ricordato, dico, aspetta, fammi fare lo screen, perché non sto registrando lo schermo. Faccio lo screen giusto per far vedere dove sono arrivato con questo gioiellino. Però lo screen l'ho fatto dopo un paio di minuti, un minuto, due minuti, non lo so. Comunque ero intorno ai 3 km e qualcosa, non ero più a 3 km e mezzo. Ma potete stare tranquilli che dove è tutto libero, questo gioiellino a 5 km, 6 km vi arriva, Sono tornato, nonostante il vento forte, sono tornato sempre in modalità sport. Ho registrato per tutto il viaggio, quindi ho registrato in 4K 25 fps, e questo c'ha un consumo di batteria. Quindi abbiamo un consumo di batteria per la registrazione video, abbiamo un consumo di batteria per la modalità sport, abbiamo un consumo di batteria per andare in quota, abbiamo un consumo di batteria per contrastare un vento molto forte, tanto che mi ha dato gli allarmi. Nonostante questo, io sono tornato da 3,5 km e ho volato un altro pochino anche in linea trasversale, come avete visto, per fare qualche altra piccola ripresa. Però poi sono arrivato con un 20% di batteria che mi ha dato l'allarme batteria scarica. Meno male che ero già in landing, tant'è che l'ho fatto atterrare sul muretto, perché io ho atterrato direttamente su quel muretto di 30 cm da dove sono decollato. No, era uno accanto, ma era tanto, sono uguali, il lungomare è pieno di quei muretti. Beh, io sono contento di questo giocattolo, perché a questa cifra sul nuovo abbiamo veramente tanta roba. Ovviamente se voi poi optate per l'usato, a quel punto con gli stessi soldi che io ho preso il Mini 2 nuovo potete trovare tranquillamente un Air 2 che è sicuramente superiore, non potrebbe essere altrimenti. Però come ben sapete, per me l'Air 2 è comunque un compromesso, perché sotto al Mavic 2 Pro per me sono tutti scadenti a livello di videocamera. Anche il Mavic 2 Zoom per me è scadente, perché comunque i sensori sono la capocchia di uno spillo, non mi piacciono. A me i sensori minimo deve essere un pollice, sotto al pollice non ha senso, non ha molto senso. Vabbè, comunque tanta roba. Ora vi lascio perché devo fare delle cose, tempo permettendo, perché veramente il vento è forte stamattina in zona mare, ci sono delle raffiche di vento non indifferenti, Si vola, si può volare, però non mi posso allontanare troppo, perché mi ripeto, non mi fa tornare poi il drone a casa in automatico, e quindi devo per forza poterlo pilotare. Per poterlo pilotare non posso andare oltre il range d'azione, quindi mi sposterò io con la macchina qualche chilometro più in là, vi farò qualche ripresa un pochino più da vicino, nell'arco dei 500-600 metri, massimo un chilometro dal punto di decollo. Siamo tornati già in studio, sto scaricando i dati sul computer, i file dei vari vlog, perché ho alcuni video da montare, sono 2-3 vlog in particolare, e poi monterò quel famoso video in cui farò vedere le manovre d'emergenza con il drone. Avete idea di tutte quelle discussioni quando dicono che si spengono i motori in volo?
non è grazie alle levette del telecomando, ve l'ho provato in un video, andatela a vedere. Comunque ragazzi, la solita raccomandazione, iscrivetevi al canale, mettete un bel pollice se vi piace il video, se non vi piace mettetelo lo stesso, tanto non pagate niente, a voi che ve frega, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.